Due allarmi globali interpellano anche le politiche regionali. C'è il Covid, ancora una volta, con una grande e imprevista ondata estiva, e c'è l'emergenza climatica che sconvolge gli equilibri naturali e impone scelte coraggiose alla politica e alle istituzioni. La fase acuta della pandemia sembrava finalmente passata e il Consiglio regionale, nel mese appena concluso, ha tracciato le linee per il futuro davanti al Ministro Speranza. Ne abbiamo molto parlato, adesso ci focalizziamo in particolare sulle nuove case di comunità previste e finanziate dal PNRR e sull'organizzazione territoriale delle aziende sanitarie. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è parlato anche di carcere e l'occasione era la relazione dell'attività annuale del Garante, che mette in evidenza la situazione e la criticità delle nostre prigioni, ma che divide la politica e i consiglieri. Un altro tema passato un po' in secondo piano è quello dell'autonomia differenziata per la Toscana e per altre regioni. La ministra qualche giorno fa a Firenze ha assicurato che la svolta ci sarà entro la fine della legislatura. Il presidente Gianni chiede autonomia su beni culturali ed energia. Intanto, ed è un tema in qualche modo collegato, parliamo anche delle unioni dei comuni. Funzionano? Sono efficaci? Possono migliorare i servizi pubblici sui territori? La prima commissione, quella per le aree interne, hanno condiviso un percorso di ascolto. Vedremo gli spunti che sono emersi in vista di una nuova legge. Sport, musica, cultura, tanti eventi si svelano a Palazzo del Pegaso, la sede dell'Assemblea regionale ed è una Toscana vivace che sembra tornata indietro di 3 anni, all'ultima estate normale, definiamola così, libera. Anche la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per la siccità. Vale su tutto il territorio, anche se le situazioni peggiori sono nella Valle del Serchio, sulla costa Rappisa-Livorno, Orbetello, in tutta la Maremma e nella zona del Chianti. Nel frattempo si è riunita la cabina di regia, a cui partecipano anche l'autorità idrica, l'ente acque, le autorità di bacino, le ASL e gli enti locali. Neppure le poche precipitazioni di questi giorni cambiano purtroppo lo scenario. Ne hanno parlato con il direttore dell'autorità idrica toscana i componenti della seconda e della quarta commissione del Consiglio regionale. Il 2022, è stato detto, rischia di essere l'anno della tempesta perfetta perché è caratterizzato da una forte siccità pari a quella del 2012 e da un forte calore come quello del 2003. Insomma, quella che viviamo oggi è la quarta emergenza idrica negli ultimi 20 anni. C'è davvero da preoccuparsi e molto. L'altra emergenza rinnovata purtroppo è quella della pandemia, con un aumento impressionante di nuovi casi nelle ultime settimane. Accade in tutta Italia, in quasi tutta Europa ed è un'ondata estiva che preoccupa non poco. La Commissione Sanità si è riunita in questi giorni proprio per analizzare la situazione che si è creata. Nel mese di giugno, proprio grazie al contributo della Commissione Sanità e di tutto il Consiglio regionale, si è lavorato però per organizzare il modello sanitario del futuro. Ne abbiamo già ampiamente parlato, proprio qui trovate tutti i contributi, ancora le schede, le interviste sul nostro sito internet e sul canale YouTube del Consiglio regionale. Adesso ci concentriamo su due aspetti. Il cambiamento più vistoso sarà quello delle case di comunità, anche se in Toscana un po' ci siamo abituati, perché rappresentano un'evoluzione delle case della salute, quell'esperienza non era patrimonio di tutte le regioni. Ne nasceranno tante, 1300 in Italia e 80 saranno in Toscana. Ma cosa sono veramente? Nella sostanza sono le case della salute, evolute rispetto a alcuni aspetti e che vengono poi esportate in tutto il territorio nazionale. Sono cioè un luogo dove il cittadino troverà in teoria tutte le risposte a tutti i bisogni di salute, quindi sia la dimensione medica, la dimensione psicologica e sociale. Quindi troverà il medico di medicina generale, questa figura che in Toscana alcune parti c'è già e che funziona molto bene, dell'infermiere di comunità o di famiglia, che dovrebbe fare anche tutta la parte insieme al medico di medicina generale di medicina di iniziativa e quindi richiamare chi ha un problema di cronicità, diabete, ipertensione, eccetera, eccetera. Trovare la diagnostica di base, tutto il tema appunto dell'assistenza sociale, quindi c'è nella casa di comunità l'assistente sociale, le case di comunità sono aperte H12, quelle normali, quelle hub e quelle SPOC e quelle hub addirittura H24, integrando anche quello che era la guardia media. Quindi insomma, un punto di riferimento vicino casa per tutti i problemi di base dei cittadini. Davanti al ministro ne aveva parlato anche il vicepresidente della commissione, che è consigliere di opposizione. Di comunità
i soldi del PNRR servono per costruirle fisicamente, ma bisogna metterci dentro le persone. E lui, su mia sollecitazione, il che mi sembra veramente assurdo, ha detto lunedì che lui ha chiesto 1 miliardo fuori bilancio per poter mettere medici e infermieri e dargli dotazioni. Questo trovo che forse doveva essere già programmato nel PNRR. L'altro aspetto organizzativo del nostro sistema sanitario di grande evidenza e impatto è certo quello delle ASL territoriali che a fine 2015 con la legge toscana sono state ridotte da 10 a 3, una per ogni area vasta. In pratica il Covid è stato un banco di prova importante, i giudizi alla fine non sono uniformi. Diamo un sostegno al fatto che la riforma del 2015 debba proseguire e quindi questi stati generali della salute dimostrano che quello fu un lavoro positivo che peraltro io ho coordinato da Presidente della Commissione Sanità. Ci sono ancora problemi di bilancio in Toscana per la sanità? I conti sono in equilibrio, questo è un dato positivo, avevamo chiesto anche in questo caso di fare degli storni di fondi, così come avevamo chiesto noi a inizio anno, si è verificato, non servivano manovre aggiuntive per mettere in equilibrio i conti della sanità, eravamo convinti e i dati anche in questo caso ci hanno dato ragione. Questa fase, questi 6-7 anni dalla riforma della 40 che ha visto anche la riduzione a 3 aziende, comunque ci ha fatto vedere questa fase della pandemia che con le 3 aziende che in alcuni casi sono state molto contestate, in realtà gli indicatori almeno al 70% hanno dimostrato che le performance sono migliorate. Però noi non vogliamo rinunciare a riavvicinare i territori ai centri decisionali. Ecco perché abbiamo proposto il superamento del direttore generale come figura monocratica con l'affiancamento di un comitato che sia composto dai direttori delle zone distretto, delle società della salute e da rappresentanze delle direzioni degli ospedali più grandi e più piccoli, in maniera tale da rendere protagoniste quelle figure che sono più vicine al territorio anche nelle decisioni che si vanno a prendere. Fin qui la maggioranza e tra i banchi dell'opposizione come si risponde? Hanno funzionato queste maxi ASL? Ci sembra proprio di no, non lo diciamo noi, lo dicono i dati, li ha criticati anche il Partito Democratico, lo dicono i cittadini. Noi pensiamo che debba essere fatta una riforma seria del sistema sanitario, a partire anche dalla riforma dei medici di base, che dia una risposta immediata ai tanti bisogni. Usciamo da 2 anni difficilissimi, dove anche le richieste di diagnostica sono aumentate, in particolare il 40% sulle visite cardiologiche, non si riesce a prenotare. Il CUP non funziona, ecco, i disservizi della sanità, dove noi come Regione ci mettiamo 8 miliardi di euro, fronte di quegli 8 miliardi di euro noi vogliamo un sistema sanitario che funzioni. Le 3 maxi ASL a noi non sono mai piaciute, non ci sono piaciute inizialmente per come nascevano, poi abbiamo riconosciuto che tanti aspetti positivi sicuramente li hanno avuti, uno su tutti quello di razionalizzare le direzioni, quindi meno teste ci sono, meno scrivanie ci sono, meno ci sono costi di mantenimento della struttura e se si risparmia sul mantenimento della struttura si può investire sulla sanità vera e propria. Poi è arrivato la cruna del lago, è arrivato il problema è venuto a galla, quando? Con la pandemia. E la pandemia ha dimostrato come immediatamente le prime strutture a andare in crisi, quelle ad avere più affanno, quelle ad avere più problematicità, sono state Careggi, Cisanello e Le Scotti. Cioè le megalopoli ospedaliere vanno in crisi di fronte alle grandi affluenze di pubblico, la pandemia su tutti. Quindi a questo punto occasione d'oro, il post pandemia, per ripensare anche la struttura delle 3 ASL. Nel 2015 ci fu una vera battaglia politica in aula per l'approvazione di quella riforma, con una serie di sedute fiume negli ultimi giorni dell'anno. Ma davvero adesso si vuole tornare indietro alle vecchie ASL? Sulle maxi ASL sicuramente diventa molto impegnativo e rischia di destabilizzare ulteriormente la sanità, anche se sarebbe quanto mai opportuno ritornare indietro, perché alla fine abbiamo visto che delle razionalizzazioni che si era detto avrebbero dovuto far risparmiare molto alla sanità, si ammette nella risoluzione stessa che c'è stata una riduzione del numero di ruoli, di posti, ma nessun risparmio. Quindi significa fondamentalmente un fallimento di quelli che erano gli obiettivi principali della maxi riforma del 2015 e da qui a
cascata tutto quello poi che ne è derivato. In conclusione, ascoltiamo anche il Presidente del Consiglio regionale. La sua è una valutazione più generale. Prima della pandemia si voleva avvicinare la sanità ai cittadini potenziando l'assistenza territoriale. È ancora questo l'obiettivo? Assolutamente sì, abbiamo bisogno di più territorio, abbiamo necessità di integrare ospedale e territorio, sempre però con un obiettivo, offrire lo stesso livello di servizi a un bimbo che vive nella montagna toscana piuttosto che in un grande centro della nostra regione. Per fare tutto questo dobbiamo realizzare il modello territoriale che potrebbero prendere ad esempio anche le altre regioni italiane. Abbiamo tutte le condizioni, le risorse del PNRR servono a realizzare le strutture, noi dobbiamo assumere nuovo personale, investire in tecnologie, lavorare perché davvero sul territorio il cittadino trovi più servizi. Nell'ultima seduta è stata discussa la relazione del garante dei detenuti. È il bilancio di un anno di attività in pratica, con uno sguardo però al futuro. C'è la volontà di agire per migliorare lo stato di salute mentale di chi è in carcere e più in generale l'assistenza sanitaria. La valutazione è positiva per la maggioranza. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenzia le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria, e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante, il quale fa anche un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto. Di segno opposto il giudizio del centrodestra. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti, anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante, che troviamo non condivisibile in numerose sue parti, in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Dal lavoro congiunto di due commissioni, proprio la prima, affari istituzionali, e quella per le aree interne, nascerà una proposta di una legge nuova per le unioni dei comuni, un organismo intermedio, più importante adesso che le province sono rimaste con poche competenze, eppure ci sono alcune grandi difficoltà evidenziate anche nelle numerose audizioni svolte che si sono concluse proprio in questi giorni. E allora, come dovrà essere la nuova legge? Nasce per dare uno strumento in più per fare una programmazione negoziata tra territorio e regione. E il dibattito che c'è stato in commissione, anche rispetto ad alcuni spunti che sono arrivati dai colleghi dell'opposizione, ci sta ora dando la possibilità di arricchire ulteriormente questo strumento. Noi vorremmo dare la possibilità ai territori più periferici insieme, non realtà per realtà, in modo frazionato, però di fare una specie di contratto con la regione, di impegni reciproci rispetto ad alcuni temi che riguardano lo sviluppo territoriale. Ci possono essere varie opportunità per fare, dal punto di vista normativo, questo intervento, è quello su cui noi ci stiamo dibattendo. Penso che nelle prossime settimane arriveremo a una soluzione nell'ottica appunto di dare uno strumento. Mi aspetto che si faccia un po' più di
semplicità, diciamo così, nel senso che le unioni dei comuni sono importanti, però ci hanno prospettato un sacco di problematiche. Quindi dobbiamo per forza fare un tagliando dopo una decina d'anni diciamo, alla legge regionale. Più che altro il problema riguarda il fatto dei sindaci che diventano presidenti, che c'è un cambio via via. Loro chiedono, e forse è giusto, che la presidenza duri almeno 3 anni, perché perlomeno hanno il tempo di portare avanti i progetti che preparano. Poi ovviamente c'è anche il discorso degli assessori, perché gli assessori sono anche loro sindaci, sono tutti sindaci di piccoli comuni, forse servirebbero degli assessori delegati. Ovviamente bisognerebbe aumentare anche i finanziamenti perché hanno bisogno di progettare e nei comuni montani rimanere senz'altro la forestazione deve essere mantenuta e non deve essere tolta, perché è una risorsa per loro. E infine direi anche che bisognerebbe che comunicassero meglio e ai cittadini il discorso dell'unione, perché molto spesso i cittadini non sanno neanche che cos'è questa unione dei comuni. L'architettura istituzionale con le competenze per le regioni è stata al centro poche settimane fa a Firenze di un'iniziativa pubblica della Giunta regionale a cui hanno partecipato anche molti consiglieri. Autonomia differenziata, l'altra faccia del regionalismo, potremmo forse definirla, una possibilità che la Toscana vuole cogliere per due materie, i beni culturali e l'energia, ma prima serve una legge quadro nazionale che garantirebbe l'uniformità del meccanismo in tutta Italia, insomma, in una cornice omogenea, anche se con l'autonomia che si vuole. Quando ci sarà la svolta sull'autonomia differenziata per le regioni? Ma intanto mi fa piacere essere qui a Firenze con il presidente Giani, che è una nuova regione che si aggiunge alle prime tre, Lombardia, Emilia, Veneto. Anche la Toscana dimostra interesse nei confronti dell'autonomia e questo è un fatto importante. Come Ministero stiamo definendo i contenuti della legge quadro e quindi noi ci auguriamo che prima del termine della legislatura ci sia la possibilità di approvare questo testo in Consiglio dei Ministri e poi portarlo all'esame del Parlamento, un testo che ribadisce e conferma i principi costituzionali unitamente al rispetto dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, perché è chiaro che l'autonomia non solo non deve aumentare i divari, le diseguaglianze, ma deve contribuire a ridurre le diseguaglianze. Per fare questo l'articolo 117, la lettera M della Costituzione è molto chiara, fa riferimento ai diritti di cittadinanza e quindi è chiaro che l'autonomia deve essere coniugata con il finanziamento dei LEP. C'è una differenza sostanziale, anche politica, rispetto al passato. È un concetto diverso soprattutto perché rispondere a quel principio fondamentale di un grande toscano che esercitò nella Carta Costituzionale un ruolo fondamentale, Piero Calamandrei, che fu quello che per primo coniò il principio di una repubblica improntata al regionalismo, non al federalismo, non allo Stato assoluto, penso all'ordinamento francese, ma una forma intermedia di valorizzazione attraverso le regioni. Noi siamo la regione fra le 20 regioni italiane che esiste in realtà da 450 anni, perché il Granducato di Toscana è l'unico degli stati preunitari che ha sostanzialmente per il 90% il territorio che oggi ha la regione toscana e quindi ci piace valorizzare questo profilo del regionalismo che può meglio adattarsi se con un ordinamento flessibile, appunto ispirato da quella legge quadro che la ministra Gelmini presenterà, può adattare quella o quell'altra materia a esigenze più compiute. I consiglieri della Lega, che avevano spinto molte volte per un'accelerazione su questo fronte, come valutano la situazione adesso? La mia valutazione è che occorre fare in fretta. Già lo scorso anno, mi sembra, nel mese di maggio, presentai un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale per chiedere l'accelerazione della cosiddetta legge boccia, che è la legge quadro, quello strumento che è utile a far sì che vi possa essere una uniformità, una omogeneità nell'adottare soluzioni di autonomia, anche se ovviamente parlare di omogeneità e di autonomia differenziata sembra quasi essere un ossimoro.
lavoro, ma si vuole creare questo quadro che è di utilità per far sì che vi possa essere una soluzione ampiamente condivisa. La Costituzione non prevederebbe una legge quadro, noi però crediamo che sia uno strumento importante per far sì che vi possa essere possa arrivare al risultato, che è un risultato fondamentale. Occorre cominciare a riflettere su questi argomenti perché le risorse di fatto mancano. La Regione Toscana chiede di svolgere delle competenze in più rispetto a quelle che sta svolgendo ora. Trovo ad esempio particolarmente sensibile il governatore Gianni sul tema dei beni culturali. Per una volta nella pagina dedicata alle iniziative presentate in Consiglio regionale parliamo soprattutto di sport. Cominciamo dal riconoscimento per Alessandro Gaetani di Ponte Egola, che è passato da lì al tetto d'Europa e del mondo per la sua disciplina, il tiro al volo. Una decina d'anni fa ho cominciato in maniera un po' più importante. Diciamo da un paio d'anni sono riuscito a ottenere delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho vinto un campionato mondiale di compact sporting e un campionato europeo. Quest'anno ho rivinto l'europeo, quindi diciamo che è andata molto bene. Insieme al presidente del Consiglio regionale a premiarlo a Firenze c'è anche il sindaco di San Miniato. San Miniato è uno dei comuni maggiori per esempio per numero di cacciatori, sappiamo che il tiravolo chiaramente è un parente della caccia, forse la disciplina sportiva che più gli si avvicina. Lo scorso anno gli demmo un riconoscimento in sala consiliare, però ecco, ora abbiamo detto non basta più, ecco, l'ambito comunale, bisogna andare minimo nell'ambito regionale. Sono molto felice, l'ho accompagnato molto volentieri in questo palazzo, dove insomma, come dire, la casa di tutti i toscani, perché è un toscano e un sanminiatese, un pontaegolese che ha portato in alto i colori anche della Toscana e naturalmente una carriera in itinere, presto andrà anche ai mondiali che si svolgeranno a Orvieto, quindi chissà che non arrivino altri a Lori. Ma oggi siamo qui per ringraziare con questo premio un campione di uno sport meno noto ma non meno bello di altri, la vittoria al campionato europeo di Alessandro Gaetani dà il senso dell'impegno, della passione, della capacità di concentrazione, perché è uno sport che richiede questo, ed è premia una persona che è cresciuta, ha vissuto nella nostra regione, la Toscana, e che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo con le tante vittorie in questi anni. Oggi questo premio è un riconoscimento al valore dell'atleta, alla capacità di farci emozionare, alla capacità di dare valore anche a sport che sono meno noti e che hanno bisogno del sostegno da parte di tutti. Un'altra targa ora celebra i 120 anni di una società di calcio, l'Aquila Montevarchi 1902, si è garantita la permanenza in Serie C anche per il prossimo anno, e questo anniversario tondo celebra una lunga storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità, come si legge nella motivazione. Pensate alla società di calcio più antica della nostra regione. Per noi è un riconoscimento importante perché sappiamo il valore della nostra Aquila, della nostra Aquila Montevarchi, che è la società più antica della Toscana. E tra l'altro quest'anno ha un valore ancora doppio perché ha coinciso con il nostro primo anno della nostra gestione nel ritorno nella Lega Pro. In più ci siamo salvati, quindi noi faremo la terza categoria professionistica anche il prossimo anno, e per noi è un onore essere qui, è un onore partecipare a questo campionato, e ringraziamo per questo riconoscimento. Anche in questo caso la scelta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è condivisa con le istituzioni locali. 120 anni di storia per dire che siamo qui a celebrare la gloria sportiva, il patrimonio, il prestigio che ha l'Aquila Montevarchi nella nostra provincia di Arezzo, in Toscana, direi anche in Italia, perché di fatto è una delle squadre più antiche d'Italia. I colori sono quelli rosso-blu dal 1926. Per noi è importante in provincia avere squadre così importanti a categorie come la Serie C, e speriamo sempre meglio, perché fa parte appunto, è un patrimonio. Bisognerebbe considerare anche lo sport come uno dei fattori di sviluppo della provincia. Questo lo dico per tutte le squadre della nostra provincia. Una storia che
va avanti da tanti anni ma che continua a mietere successi e soddisfazioni. Quindi siamo qui ad un riconoscimento non solo per la storia di questa società ma anche per i successi che è riuscita a raggiungere, l'ultimo quello nel 2021, è riuscita a tornare nella Lega Pro in Serie C, che è stato un segno di rinascita e di ripartenza non solo per il mondo del calcio montevarchino ma solamente per tutta la città dopo due anni particolarmente difficili. Infine c'è un libro, questo, scritto da Edoardo Antonini e Carlo Fontanelli, che celebra con foto e documenti il secolo esatto di vita, un secolo in giallo-rosso appunto, dell'Unione Sportiva Limite Capraia. Regionando su Granducato torna venerdì prossimo 15 luglio alle 21.15, sempre dopo il TG della sera e sempre adesso sul canale 15 in tutta la Toscana.